Queste le puoi fare con i pullman? O chi ti No, porta i pullman? Non le puoi fare. no. No, assolutamente. Saresti ostaggio di avere le tue ore di vita passate a fare delle cose che non hanno una missione, uno scopo, un'implementazione reale. Noi ora, questi dottori sono tutti stanchi di fare queste cose. Io mi dicono: facciamo cose più complesse, facciamo cose più difficili, facciamo cose più. Hanno fame, vogliono. Sono Dottore, Ferrari, mi rivolgo, vogliono strada digli almeno dritta. fino a domenica prossima di non farsi passare la voglia. Noi ora stiamo preparando l'equipe futura, nel senso che noi da qui al 2020 stiamo ora protocollando, stiamo diciamo standardizzando i processi con dei software che controllano fatto, 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 non puoi andare avanti se prima non completi questo, questo è fondamentale. E questo me l'insegnò una grande azienda durante quegli anni, che era una clinica di Rijeka molto grande, Rident. Ok, anche loro hanno tanti bus che gli arrivano, però io gli feci una domanda, gli chiesi: ma come fate a essere 150 persone e a fare qualità? Loro mi fecero un esempio, ok, Ferrari fa qualità, però è grande come azienda. Dipende, tutto è processi, standardizzazione, controllo, verifica. Processi, persone, training, management di quei piccoli gruppi, sottogruppi. Quando a me chiedono, per esempio, vai a parlare con il dottore, dico no, dovrei scavalcare Oleg che fa la riunione col protesista, vado, è come mettere il bastone in mezzo agli ingranaggi. Quello diventa pericoloso, perché poi a catena succedono tante altre cose. Ok, ci serve il rispetto dei ruoli. Io mi sono arrabbiata se la settimana scorsa, perso le staffe, raramente le perdo, però le ho perse semplicemente con back office ero, Ah, ok? ci sono con me. Con l'ufficio perché dovevo vedere delle lastre, dovevo vedere, ci metto 6 ore ogni 2 o 3 giorni, me le dedico a vedere lastre. Mi sono seduto, avevo dimenticato di cliccare delle cose perché era entrato Vasile nella mia bolla, dove, ok, faccio, mi sono seduto alle 6, vado, controllo, no, devo rifare tutto. Mi sono riseduto e arriva Max con Vladuz. Figlio Ivani, ho detto no, ok, uscite, l'ultima volta che entrate ci sono delle aree dove puoi interrompere, altre dove ti puoi prendere il caffè. E come io vado da Lefko che fa la chirurgia, entro, apro la porta, Sì, spalanca col quella lì che caffè fa e estraire. taglia la guancia. Ok, e quello a cascata, vai, chiama ambulanza, quello fa la foto e la mette su Facebook. Quello, ok, da una piccola cosa, uno scivolone, delle volte l'aereo cade. Non posso andare a chiacchierare col pilota d'aereo durante il viaggio. La porta è chiusa. Avete iniziato a vedere che compaiono i codici d'accesso. Ok, ci sono le porte con codici, con tessere, perché stiamo iniziando a compartimentalizzare. Perché quando un'azienda inizia a essere complessa, ed è già un lavoro complessissimo quello che facciamo, perché c'è logistica, alberghiero, chirurgia, protesica, produzione di denti, poi c'è loro che fanno il marketing, quelli che si occupano di assistenza aftercare. Siamo 9 dipartimenti, non possono lavorare tutti insieme col bar. L'Italia manager. Il futuro. Ok, è fondamentale. L'unico modo di crescere è processi, controllo dei processi, software che verificano, che tengono traccia. Personale dedicato che fa in cluster solo quello, da mattina a sera, e si iperspecializza in quello. Se io dovessi gestire un aftercare, fare un impianto dentale, in mezzo accogliere un paziente, nell'intermezzo andarci a cena, a pranzo e farmi poi l'aperitivo e fare un giro a Valle Amore loro, e poi torna a fare una Con i tempi software devitalizzazione, oggi non puoi più non fare. funziona così. Le aziende devono essere cluster, con dipartimenti ben organizzati, meeting, ma non con tutti, io non parlo con tutti, parlo con 5 persone a settimana. Poi ognuno usa il suo cervello per risolvere ogni giorno. Oggi ci sono stati un sacco di problemi, ma non li ho risolti io. Ci sono stati altri 80 cervelli che ognuno ne ha risolto uno. Se no, se costruisci una cosa così, esplodi. Devi fare così. No, ma l'esempio che Ok. non stai sbagliando, anzi è giustissimo quello che stai dicendo, perché spesso e volentieri nella mia vita ho visto aziende anche grosse, non nel settore dei denti, dove il titolare era troppo accentratore, è andato in ospedale un mese, magari anche morto, l'azienda ha chiuso. No, grazie. Ma perché non mi piace il sapore, la uso altri gusti.
No, a centrare non serve, serve no, la... Michael Jordan da solo non vince la... no, il campionato, okay. Messi non vince da solo il campionato. Anzi, meglio un Maradona non ha... medi che un campione che è più bravo. Da poco è venuto un paziente, mi ha detto, ma come non vedi operare? Gli ho detto, ma perché io non sono bravo operando? Loro sono più bravi. Mi ha detto, ah, si dice questo in giro. Io tra me mi ho detto, meno male. Almeno non viene, meno male. Ok, la squadra, la gente che vede che la squadra è diventata tutta capace, brava, non che non sbaglia, capace di risolvere i problemi di quota, ok, da raddrizzare, o che se c'è un problema lo sa risolvere senza impiegare il mio cervello, quella è una grande squadra che vince il campionato. Ma una squadra, un singolo non farà mai quello che fanno 11 giocatori. È come dire, sì, io sono Maradona, ok, ma loro sono 11. Tu puoi anche essere Maradona, vinci una partita, ma non vinci il campionato contro 11. Ma poi ognuno sa fare l'ecco, è bravissimo a fare il chirurgo. Un tipo di chirurgia, tutti fanno una cosa diversa. Okay, la protesi è la parte più facile. I rapporti con i clienti, cioè ognuno ha il suo incarico. Questo è fondamentale, ok, io capisco che tutti vogliono magari anche... A me piace molto il contatto col paziente, ok? Ora sarà un'occasione, queste lezioni che faccio almeno sabato dove vedo tutti. Posso stare con tutti, allo stesso tempo spiego le cose, magari... quello che non riesco a fare tutti i giorni, okay? Perché c'è da correre, da prendere contatti, organizzare, la Diana mi organizza i biglietti aerei, check-in, il prossimo già è via. Ciao, Gio, guarda, non so più dove ho le canze.